La signora Dalloway disse che i fiori li avrebbe comperati lei. Chi l'ha detto che i personaggi dei romanzi stiano solo nei romanzi? La cosa divertente sarà andare adesso a comprare i fiori per la festa della signora Dalloway. Bisogna cercare un fioraio e bisogna soprattutto essere precisi nella scelta dei fiori, perché questa sera la festa bisogna che abbia i fiori giusti. Buongiorno. Grazie. Come va? Bene, bene, bene. Allora, noi abbiamo bisogno qua di un mazzo, una festa. Stasera una signora che fa 50 anni. Flowers! What a beautiful morning! I'm having a party! I fiori preferiti suoi sono rose, garofani, magari lilium. Poi c'è tunato, c'è tutte e tre. C'è tutto. Allora, che è per una signora? Una signora, 50 anni. No, stasera, guarda, è una festa un po' particolare perché lei, un suo vecchio corteggiatore che arriva, però lei è sposata, questo era uno che l'aveva corteggiata a lungo. E allora sai quelle situazioni che si creano per cui... È sposata. Perché poi non capisci mai se certe cose sono, sono fuori tempo massimo oppure c'è sempre una possibilità di... Io penso che ci sia. Anche dentro situazioni che sembrano blindate. No, nelle situazioni blindate è meglio starne fuori, però... La vecchia fiamma non si spegne mai. No. Non si spegne mai. Tutto è possibile. Poi sai qual è il problema, che stasera... Sono traumatiche in genere. Ecco, le donne sono traumatiche. Una riena al 29-30. Anche lei, eh? La storia finisce che sta scritta qui. Se vuoi, c'è dentro il finale della festa anche dell'incontro con lei. C'è sentito un'occhiata e te lo passi di più tardi. No, ma te lo lascio perché magari trovi qualche spunto interessante, anche perché lei è proprio appassionato di fiori, questa signora. Grazie mille. La sua storia sta scritta qui.